Penso che ieri sia stata una bellissima giornata per tutti noi. Riconosco che io per primo non mi sarei aspettato un'affluenza di questo tipo, penso né a livello nazionale né qua a livello triestino. Sono molto contento della decisione che abbiamo fatto di fare tanti seggi a Trieste, perché anche questo ha aiutato comunque la partecipazione. Matteo Renzi vince anche a Trieste, anche se con una percentuale un po' più bassa di quella nazionale. Nella nostra provincia il sindaco di Firenze raccoglie il 54,8% dei voti, complessivamente 4.520. Al triestino Cuperlo vanno 2.163 voti, il 26,2%, mentre a Civati 1.569 preferenze, il 19%. Buona l'affluenza a livello regionale, dove hanno votato più di 47.600 persone, 8.282 in provincia di Trieste. Ora Renzi dovrà essere il segretario di tutti. Adesso abbiamo un nuovo segretario, abbiamo Matteo Renzi, segretario nazionale, e penso che gli elettori ci abbiano trasmesso un messaggio chiaro. Adesso l'importante è che lavoriamo tutti assieme, che lo sosteniamo, che sosteniamo il vincitore e che da oggi sia veramente segretario di tutti noi. Cosa deve fare per prima cosa Matteo Renzi? Ma allora, penso dare comunque dei segnali di discontinuità, mostrare comunque che il Partito Democratico c'è, che è vivo, e mettere a frutto da subito lo straordinario patrimonio di partecipazione che ieri abbiamo avuto.